Abbiamo approfittato di questa bella serata organizzata da Andrea Gatto, che fra qualche ora farà 33 anni, per intervistare un ragazzo, nostro caro amico, che ti racconterà la sua esperienza lavorativa. Abbiamo l'onore di averlo qui, lo presentiamo. Si può presentare? Buonasera, sono Peppe De Pù. Le fu per gli ignoranti come noi? Il pazzo. Il pazzo, benissimo. Come mai questo soprannome? Ma questo soprannome, diciamo, è un soprannome abbastanza antico, perché me lo porto dall'infanzia. Comunque sia, gli amici mi conoscono ormai così come Le Fu, quindi è rimasto, ho rimasto questo, sì, ho lasciato questo, è rimasto. Ho rimasto. Taglia. Ignorante. È rimasto. E vabbè. Ho detto ho rimasto. No. Non ci sei io, via. Il professore della Croazia, è rimasto? Sì, è rimasto. Ma è il pelo che esce di fuori, la donna si. Scusate, ragazzi, mi state rovinando l'intervista, ma io non capisco. Mi ho sgamato. Vabbè, improvviso, dai. Allora, la prefazione è questa. In Italia. In Italia stiamo vivendo un periodo di crisi lavorativo abbastanza forte, soprattutto in Sicilia. Dove è andato lei a lavorare? Io posso sono... darti. Sì, dai, dopo tutto. Okay. Tu quanti anni hai? 29. Quindi dai, siamo quasi coetanei. Grazie. Possiamo andare tranquillamente. Io sono andato a lavorare in Norvegia. Norvegia. In Norvegia. Sono andato a lavorare. A volte notizie. E ho fatto, bravo, come fa a saperlo? E ho fatto appunto il pescatore di salmone in Norvegia. Freddo, vero? Sì, faceva abbastanza freddo. Poi siccome comunque sia la crisi anche lì è arrivata, anche la Norvegia non riesce più a esportare salmone, ho deciso di ripiegare sul mio secondo mestiere, che è quello di insegnante, quindi ho fatto. Sì, che materia? Anche se non ci crederete mai, insegno italiano. Sì, con questa faccia, ora senza insultare. Flanders. Comunque mi pisci magari la vabbè. Diciamo che è dovuto andare via da casa, ma almeno ha realizzato i suoi sogni e ora fa un lavoro soddisfacente. Sì, diciamo che i miei genitori mi avevano comunque gentilmente, senza farmi pressione, mi avevano invitato, come il caso di invitato, a luarmi da mente cucciona. Ho deciso comunque di seguire questo consiglio spassionato che loro mi avevano dato. Cioè, che mi vogliono bene, chiaramente. Ora, siccome l'argomento principale delle discussioni giovanili è, come sapete, cucina e sesso, dobbiamo chiedere se ha conosciuto a livello sessuale cucina le ragazze. Sì, le ragazze. Ho conosciuto delle ragazze del posto in cucina, per l'appunto, e sono riuscito a mettere insieme le due cose, e cucina e sesso, diciamo, sono le due elementi importanti della mia esperienza. Direi che al professor Le Fu le cose vanno abbastanza bene, facciamo i complimenti. Non so, vuole salutare qualcuno, vuole un consiglio? No, questo non lo posso dire, perché sono comunque, al di là di quello che puoi immaginare, sono comunque un gentleman. Io ho una domanda piccante da fare. Aspettiamo. Ma ti cedo? Sì, questo diciamo potrebbe essere un argomento che ci porterebbe delle ore qui adesso a discutere. Bastava un giorno. Può darsi. Ok, va bene. Effettivamente le porte devono essere lasciate sempre un po' aperte. Consigli per i ragazzi che come lei si trovano nella sua situazione, consiglia di partire, si è trovato meglio le sue cose. No, ridammi del tutto, ci dammi del tutto. Allora, io consiglio a tutti quanti di partire, perché comunque, specialmente se siete a casa. Angelo ha preso il suo consiglio. Per Angelo, questo vale il suo braccio. Va. Comunque sì, secondo me, arrivate a una certa età, fate la musica a casa, quindi vi consiglio veramente di partire, di fare nuove esperienze, di visitare posti nuovi, perché girare il mondo è sempre una cosa.
grazie mille di aver rilasciato questa intervista, di averci tenuto compagnia. Ringraziamo ancora il professor Le Fou e mandiamo tanti auguri e salutiamo per un altro intervento. E basta, finisci qua. Se io pensavo ci fosse un'intervista di mio cuore. Non siamo combinati, ci abbiamo voglia. Io capisco che il regista potrebbe essere comunque un attimino. Vabbè, la scena era tutto prosciutti, non è che la visione fosse granché. Il nostro pubblico penso che avrà creduto. Questa intervista è poco professionale, lo sai. Ma io non vedo niente. Non lo stai dicendo. Mi fammi qualche altra domanda. È difficile entrare in coppia con lei, vede? È vero. Qualche amicizia non sessuale, hai raccolto molti amici, come ti stai trovando con i colleghi, ti hanno fatto sentire del sud, ti hanno trattato come un terrone? Allora, oppure no? Diciamo che al nord non c'è uno del nord, sono tutti quanti meridionali, quindi non ho avuto problemi da questo punto di vista ad ambientarmi tra siciliani, calabresi, napoletani e quant'altro, praticamente una terronia in trasferta, quindi comunque sì, devo dire che la gente del nord non è così fredda come tutti quanti dicono. Ho trovato anche delle persone abbastanza aperte, interessanti. Aperte quanto, mi scusi? Aperte da un punto di vista umano. Quanta gente del nord è castigato? E donna, da un punto di vista umano ovviamente stiamo parlando, prettamente umano, dei rapporti umani. Ma da un punto di vista prettamente sessuale? Io e tu magari cazzi me, diciamo. Il suo professore non dice un cazzo. Che cosa vuoi? Ho saputo che ti cucini da solo, qualche piatto più frequente, quello che ti riesce meglio. La pasta con i peperoni, la cipolla e la melanzana. È una pasta leggerissima. No, vabbè. Stesso cucina, abbiamo parlato, abbiamo parlato anche di una domanda seria da fare. Prego, faccio una domanda. Voglio sapere quante ragazze ti sei sbattuto in cucina. Allora, notiamo che l'operatore ha un poco di ricchia e pensa solo a quello. Lo castigherò io dopo l'intervista. Sì, siamo entrati in confidenza. Vabbè, qualche altra domanda? Suggerite qualche altra domanda. Avete qualche domanda da rivolgere al professor Le Fou? Ma poco cos'è? A più come si è combinato? Allora, l'argomento è quello. L'argomento è sempre quello, mi hanno chiesto a Pilu come è messo. Allora, diciamo che... Che spinge tutti i ragazzi della stessa. Si pila un poco a pila, come si può notare, quindi io devo rispondere. Allora, no comment. Se continua a essere reticente dal punto di vista sessuale, possiamo anche salutarci. se il fulcro dell'intervista era questo, sì, se non avete nient'altro da chiedere, questo, okay, la ringrazio. Magari dopo mangiato il stomaco pieno ci verrà in mente dopo mangiato entro qualche altro bicchiere di vino magari potremmo anche quindi non vi salutiamo definitivamente ma sono una rivederci dopo per il prossimo collegamento.